Dalle prime ore della mattinata odierna, dal Banella, Baronissi, Capaccio Pestum, Salerno, San Giorgio a Cremano e Villa Ricca, i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Francesco Manna, in collaborazione con quelli delle compagnie territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 6 pregiudicati, un 48enne di Polla, un 34enne di San Giorgio a Cremano, un 46enne di Giuliano in Campania, un 27enne di Agropoli, un 49enne ed un 36enne di Capaccio Pestum, poiché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di usura in concorso e di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e all'indebito utilizzo di carte di credito. L'intera attività investigativa permetteva di deferire complessivamente 19 persone in stato di libertà, nonché di sottoporre a sequestro la somma di circa 15.000 euro depositata su uno dei conti correnti in cui veniva fatto confluire il denaro provento dell'attività illecita. Sicuramente un fenomeno diffuso nel Cilento come in tutta la provincia. È uno di quei fenomeni che noi abbiamo attenzionato in maniera particolare. Le indagini sono state meticolose, ci sono volute indagini tecniche. Abbiamo comunque la necessità di avere la collaborazione dei cittadini, quindi questo è molto importante. Sicuramente con le denunce noi siamo in grado di poter poi produrre una buona attività investigativa che porta poi a dei risultati. Ovviamente l'usura non è l'unico nostro obiettivo, il Cilento è un bellissimo territorio, ha necessità di una presenza, l'arma dei carabinieri è presente nel territorio e cerchiamo di perseguire soprattutto quei reati che stanno comportando un maggiore allarme sociale, quindi anche l'attività fatta la settimana scorsa sempre dalla compagnia di Agropoli lo ha dimostrato in materia di furti, insomma che è uno di quei fenomeni molto sentiti dalla cittadinanza e che ha dimostrato di come spesso sono delle vere e proprie batterie di soggetti pregiudicati che vengono da Napoli o da altre, se non addirittura sono proprio stranieri, che hanno una grande mobilità sul territorio. Quindi c'è una maggiore difficoltà da parte delle forze di polizia di fronteggiare questo fenomeno, però proprio l'impegno che si sta mettendo in una provincia così grande, dove la presenza dell'arma è unica sul territorio, l'impegno che si sta proiettando in questo momento è veramente quello di uno sforzo investigativo importante, ma che ha bisogno di un supporto soprattutto anche da parte della popolazione. Si tratta di attività diciamo imprenditoriale, è evidente che a volte gli imprenditori hanno difficoltà economiche, non è un caso raro evidentemente né del territorio né della situazione nazionale. È evidente però che questa tipologia di reati ci allarmano un poco, è un reato di usura, è un reato per antonomasia odioso, porta dei danni economici, ma ovviamente non soltanto economici, di rilevante entità e noi siamo evidentemente sempre pronti a recepire e per questo devo dire questo tipo di indagine, questo tipo di iniziative e anche la stessa idea di organizzare una conferenza stampa per diffondere non solo il tipo di operazione, sapete che tengo a questo aspetto, non solo l'operazione, l'idea che in qualche modo si ponga a frutto diciamo, un lavoro investigativo, ma perché in qualche modo la popolazione deve sapere che in queste situazioni che diventano decisamente patologiche, come avete in qualche modo intuito dalla lettura del comunicato stampa, ci sia ovviamente un'idea di denunciare queste cose a noi, alle forze dell'ordine, in modo da poter in qualche modo porre rimedio nei limiti in cui ovviamente ciò è possibile, nei tempi che non sono velocissimi delle indagini, del nostro intervento, ma comunque di porre rimedio a questo tipo di anomalie che sono di una gravità, dicevo, notevole.